Oggi in Comune di Como si è tenuto un importante incontro sul tema delle paratie del Lungolago. Sindaco, può dirci chi ha partecipato a questo incontro e qual è nel dettaglio la tematica affrontata? Hanno partecipato tutte le forze vive della città che possono condividere con noi la ricerca di una soluzione per questo problema, quindi dalle associazioni di categoria agli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti, alle università presenti sul territorio, quindi Politecnico in Subria, l'amministrazione provinciale e quindi il Centro Volta. E l'obiettivo è quello di costruire un percorso comune e condiviso per arrivare a una soluzione del problema e all'individuazione di soluzioni progettuali che consentano di avere un approccio diverso e meno invasivo sulla città, di ridurre i tempi di intervento e anche di ridurre tutto sommato anche i costi. Avete parlato solo del modo con cui collaborare o siete entrati anche nel merito di queste alternative progettuali? No, per ora stiamo cercando di individuare. Abbiamo individuato un'ipotesi di tavolo tecnico operativo per sviluppare gli approfondimenti che sono necessari per arrivare a portare una proposta seria in regione. Cosa vuol dire un tavolo tecnico operativo? Cioè, nel concreto, cosa dobbiamo immaginarci? Immaginare delle professionalità, delle competenze che possano collaborare con il comune per studiare in modo concreto queste soluzioni. Abbiamo visto anche l'ingegnere Clemente Tagliana, presente in qualità di Centrovolta. E adesso i prossimi step quali saranno? Un nuovo incontro, come siete rimasti? Sì, avremo degli altri incontri con la regione e degli incontri con i soggetti che abbiamo incontrato oggi per individuare anche delle forme convenzionali per rendere operativa questa collaborazione. C'era anche un rappresentante della regione? No. Come ne esce il presidente De Santis da questo incontro? Ottimista su una veloce soluzione di questo problema? Beh, sul veloce non posso naturalmente pronunciarmi. Ottimista sì, soprattutto per il clima. Qui ci sono le componenti dell'impresa, delle professioni, delle università che sono disponibili a affiancarsi al comune su questo tema che riguarda tutta l'intera città, l'intera collettività. Nel concreto la Camera di Commercio come potrà dare il suo contributo? Adesso abbiamo accettato di far parte di questa cabina di regia, chiamiamola così, tavolo tecnico che si riunirà venerdì dopo aver analizzato la documentazione, quindi il lavoro comincerà venerdì e quindi vediamo in che modo poter essere utili. Noi abbiamo comunicato la nostra disponibilità al sindaco e agli altri attori interessati che metteremo a disposizione le competenze dei nostri funzionari sia a livello di Ance Como sia a livello di Ance Lombardia per suggerire all'amministrazione ogni possibile soluzione da un punto di vista tecnico-legale. Ecco, questo sarà il vostro contributo. Voi siete ottimisti riguardo, forse non una veloce, ma comunque una soluzione di questo problema? Nel migliore dei modi? Senz'altro è una situazione molto complessa e complicata perché ha diverse problematiche sia in ambito del rapporto con la regione sia in ambito con l'impresa esecutrice dei lavori. Credo che con una buona volontà di tutti si possa trovare una soluzione. Soddisfatto e ottimista, mi sembra che ci sia il clima giusto per riprendere un percorso comune e trovare una comune soluzione ad un problema che è di tutta la città. Ecco, voi come associazione quale contributo pensate di poter dare? Quale sarà il vostro contributo? Il contributo adesso, prima di tutto bisogna vedere quali sono le esigenze che ha il comune. Noi abbiamo dato massima disponibilità a fronte di esigenze concrete a dare le risposte adeguate evidentemente in termini delle nostre competenze. Anche qualche consiglio magari avete dato? Sicuramente in termini di consigli.